Grazie. Stranamente il mio discorso coinciderà parecchio con quello che ha detto l'amico Paolo Presi, che già stimavo, ma dopo quello che ho sentito lo stimo ancora di più. C'è il problema del linguaggio, che lui tratta nel caso specifico della metafonia, e io allargo invece, considerando il linguaggio, la cosa fondamentale poi di tutta la paranormalità. Non lo so se è fatto apposta o meno, ma io e Paolo Presi siamo stati messi alle prime ore, probabilmente perché tutti e due i discorsi sono abbastanza complessi, in questo momento avete ancora il cervello fresco e dunque potete digerire meglio le cose che lui ed io adesso continuerò a dire. E diciamo che io sono abbastanza trasgressivo rispetto al quadro che la gente si è fatto di me in quanto medium dell'entità. E questo perché? Perché purtroppo in questi ultimi anni stiamo assistendo a uno sviluppo incontrollabile non solo della psicofonia, ma di tutta una vasta gamma di fenomeni. Alcuni addirittura deteriori della parapsicologia. Infatti la comunicazione di presunte anime trapassate attraverso apparecchiature varie o medium vari, tavoli, scritture, ormai scrivono tutti, sta dilagando e migliaia di genitori sconsolati ormai formano un esercito che fatalmente è destinato a cadere nella speculazione di mitomani, sfruttatori privi di scrupoli, o incompetenti. Ma non è solo il discorso sulla metafonia. L'Italia sta vivendo anche una moltiplicazione di cerchi, di cerchietti, di presunti medium, di gente che si sveglia la mattina e riferisce di comunicazioni medianiche o diventa addirittura medium dal giorno alla notte. Ho ricevuto finanche comunicazioni di comandanti di astronavi. Alcune associazioni mi hanno mandato chiedendo il parere su queste comunicazioni. Bisogna quindi dire cose chiare, secondo me, e decisive, anche se spiacevoli, con tutta la responsabilità possibile. E me ne assumo la responsabilità perché sono 45 anni che convivo con l'entità Andrea, come ormai sappiamo. E dal momento che non mi ritengo soltanto un cronista della parapsicologia, ma un soggetto addirittura attore, protagonista, credo di avere anche qualche diritto di dire qualche parola in più, perché i fenomeni gli altri li vivono osservandoli, io li vivo dentro la mia pelle, quindi non sulla pelle, ma addirittura dentro la mia pelle. Comunque non tratterò della psicofonia. E superato il discorso della responsabilità, perché qui si invade la sfera emotiva delle persone, le persone che hanno perso figli soprattutto, ma tratterò dei principi del linguaggio attraverso il quale l'essere disincarnato comunica o dovrebbe comunicare con noi. Infatti ogni messaggio, comunque ricevuto, sottintende grandi e gravi problemi afferenti la comunicazione. La comunicazione nel senso tecnico della parola. E infatti il mio è un intervento tecnico, però se togliamo alla parapsicologia la ricerca e l'osservazione, la si fa arretrare ai primi movimenti kardecchiani e la si allontana ancora di più dalla cultura contemporanea. E questa è una cosa molto grave. Vedete, l'entità di cui io sono il medium mi ha insegnato alcune cose fondamentali. La prima delle quali è quella che con la morte cambia la condizione specifica di quell'unica cosa che anche da vivi rappresenta il nostro fondamentale in sé, la nostra appartenenza. Cambia la qualità referendaria della nostra autocoscienza, cioè muta il nostro centro di identità. Da ciò il ribaltamento, ci piaccia o no, dello scambio comunicativo e del rapporto fra la terra e il cosiddetto cielo. In altri termini, con la morte del corpo, ciò che sopravvive è sì la nostra autocoscienza, ma non quella che noi presupponiamo nella definizione comune, cioè un'autocoscienza fatta
fatta ad immagine e somiglianza della nostra mente cerebrale o storico-sociale. E questo lo vediamo un momento più avanti. Non dovrebbe essere difficile poi, del resto, capire una cosa così elementare. Proviamo a fare un banale esempio. Se non aveste le braccia per fare la mimica e foste contemporaneamente ciechi, sordi e muti, in che modo riuscireste a farvi capire e a capire in un paese straniero, ammesso che vi riuscireste a casa vostra? La stessa cosa, anzi peggio, accade con la morte. Se non c'è più il cervello, unico ricettrasmettitore della comunicazione, viene a mancare l'intero corredo che costituisce il nostro atto di stare coscientemente nel mondo. Penso, per esempio, alla memoria storica, all'identità mondana e anagrafica, alla cultura e all'esperienza psicocorporale, all'immagine fisico-antropologico, ai cinque sensi, alle emozioni, all'intelligenza pratica, alla psicologia dell'attualità, quella di tutti i giorni. Ma trasformazione ancora più radicale è del tutto logico che con la morte cambi totalmente il linguaggio e crolli l'intero sistema dell'inconscio e del subconscio. Il primo perché legato, anche se non del tutto, al principio della rimozione, se solo ci atteniamo alla teoria freudiana. E il secondo perché si spengono i circuiti di riverberazione della rete neuronica che costituisce il nostro patrimonio cerebrale. Insomma, per dirla a chiare lettere, la morte è la morte. Non è un giochetto da ragazzi o una semplice commutazione per cui si muore e si passa, secondo una concezione molto infantile ed elementare, all'esistenza di spirito con tutti gli attributi umani, magari conservando voglie, inibizioni e limiti propri di un corpo vivente. E non a caso vi dico questo, perché mi si riferisce di comunicazioni in cui addirittura questi morti vogliono bere e mangiare durante le sedute. Lo spirito è un diverso, proprio diverso tra virgolette, anche se lo vogliamo considerare come accezione del linguaggio comune televisivo. È un diverso e dovremmo uscire dalla vuota retorica che si passa solo a miglior vita. Eppure, nonostante il radicale cambiamento di stato, noi sopravviveremo con il nostro senso dell'identità, perché è questa la caratteristica che contraddistingue la sopravvivenza. Il senso dell'identità, il principio cioè, che caratterizza l'unicità dell'autocoscienza, il senso dell'appartenenza reale a noi in quanto io personale. Quindi io sopravviverò, bisognerà poi vedere come sopravviverò. L'identità sopravviverà perché se non accettiamo questo principio, senza identità c'è la morte, vera, completa e totale. Lo sforzo dimostrativo, teorico e scientifico deve essere posto tutto qui, perché senza identità non c'è sopravvivenza che possa interessarci. A noi non ci interessa che sopravviva l'energia delle cellule, non può interessarci, a noi interessa sopravvivere in quanto noi. A noi umani, infatti, non importa che sopravvivano le cellule, scrivo, o l'energia liberata dalla materia che si trasforma. A noi interessa che sopravviva ciò che consente a ciascuno di noi di poter percepire il pulsare dell'appartenenza a se stesso, hic et nunc, per oggi, per domani e probabilmente per sempre. È in questa cifra e per questo motivo che ci siamo votati alla parapsicologia. O almeno alcuni di noi anche alla ricerca della parapsicologia. La teoria di distruzione della personalità fisica, quale avviene con la morte, ci obbliga quindi allo sforzo di capire che cosa sopravvive una volta che il corpo si sia spento per sempre. Del resto, che una trasformazione radicale si verifichi è intuibile dal fatto molto evidente che la struttura meccanica del corpo non può coincidere con la struttura, verosimilmente divina, dello spirito. Ciò conferma il tragico silenzio tra i vivi e i morti, un silenzio che può essere rotto soltanto da situazioni paranormali, che non identificherei con le balordaggini da salotto, molto spesso di dubbia interpretazione, lo dico con amarezza, o di una sconcertante banalità, se si analizzano i modelli e i contenuti di queste comunicazioni come se il morto, intelligente in vita, fosse improvvisamente rincitrullito.
perché io sento comunicazioni orripilanti addirittura. Persone di grandissima intelligenza in queste comunicazioni ricevute telepaticamente o che so io, dicono delle banalità assolutamente impossibili che quel morto le possa semplicemente concepire. Fanno eccezione naturalmente alcuni grandi fenomeni delle transincorporazioni e così come noi lo stiamo prospettando l'intero campo dei fenomeni paranormali soggettivi. Ma siamo su altri territori dove il metodo scientifico si rivela del tutto inutile e impraticabile e dove si pongono altri problemi come quelli del linguaggio di cui abbiamo già fatto cenno. E su questo, ad esempio, ero completamente d'accordo con il sindaco poco fa, proprio 2 settimane fa ho tenuto una conferenza a Bologna dove ho tentato di dimostrare proprio la caduta del materialismo deterministico. Però nonostante questo, di una parte del metodo scientifico dobbiamo ancora, una parte del metodo lo dobbiamo conservare perché altrimenti siamo in piena bagarre. D'altra parte il problema così impostato non è solo nostro, non a caso l'intera psicologia, esclusa quella comportamentista che si basa sul metodo cartesiano della divisione fra oggetto e soggetto, vive lo stesso problema, ma gli psicologi non trattano esplicitamente l'anima. Appena lo fanno, come accade in psicoterapia, gli psicologi sono costretti ad uscire dal metodo. Freud si è macerato per tutta la vita per cercare di dare un assetto ortodosso alla psicanalisi, senza riuscirvi. Alla fine dovette paragonare gli analisti ai sacerdoti. E per molti psicoanalisti non c'è alcun dubbio che la psicoterapia tanto più è pregnante, tanto più è sciamanica. Wittgenstein, il filosofo, avrebbe detto che un cervello non è abbastanza simile a un essere umano. Dico tutto questo per far capire che l'intero campo della coscienza, dell'inconscio e del paranormale vive una situazione borderline di estrema vaghezza, nonostante i grandi avanzamenti delle neuroscienze e della biologia. Attenzione. Quando io e voi parliamo, vuol dire che io mi esprimo grammaticalmente e sintatticamente, con segni e significati. Cioè non sto emettendo soltanto suoni, ma che questi suoni sono denotati di senso. Voi ascoltate i suoni attraverso le orecchie, ma essi si trasformano per ambedue in significato, perché il cervello mio e il vostro funzionano meccanicamente allo stesso modo. Fra me e un animale questo tipo di comunicazione non sarebbe possibile. E abbiamo entrambi uno stato di coscienza e di autocoscienza, ma soprattutto possediamo lo stesso codice formale di decodificazione. Uno straniero non capirebbe il mio italiano, anche se pronunciassi una frase grammaticalmente e sintatticamente corretta, ma il cui codice di comprensione non fosse noto. E questo codice di decodificazione proviene dal cervello. Forse io e lo straniero potremmo capirci con la mimica, e se non avessimo le braccia. Un essere spirituale deve necessariamente possedere un codice di trasmissione diverso, dal momento che lo spirito è senza supporti cerebrali, dai quali nasce il linguaggio che conosciamo, e non è legato né allo spazio né al tempo, che sono chiaramente categorie umane del cervello. Il linguaggio, che è un sistema di segni, parole, ideogrammi, gesti, è uno strumento di comunicazione. Una comunicazione senza linguaggio è umanamente inconcepibile. Noi, come dicevo, comunichiamo con la parola, con la musica, con la scrittura, ma questi segni sono sempre riferiti e connotati materialmente. E d'altra parte il senso del segno materiale, come la voce, la musica e il gesto, è il significato appunto contenuto nel segno, cioè che cosa voglio trasmettere all'altro. Io quando parlo, voi ascoltate delle voci, ma ascoltate soprattutto i contenuti. È possibile per noi uomini trasmettere un significato senza il segno, cioè un significato senza la parola, cioè senza il segnale materiale, la voce, il gesto, la musica? Noi pensiamo di no. E infatti anche per tutti i linguisti la composizione puramente materiale, cioè grammaticale e comunicativa, non è vero linguaggio, come dice Chomsky. Essendo viventi, dobbiamo sostenere la correlazione fra segno e significato, al fine di una comunicazione fra gli uomini. Io non potrei parlarvi senza la parola, voi non potreste proprio ascoltarmi. Mi dai il sorriso di Gian? Tuttavia, noi sappiamo che si può comunicare attraverso le sensazioni psicologiche, l'intuizione,
i sentimenti, la percezione subliminale, la relazione telepatica, la sgrammaticatura esistenziale, la metafora, il silenzio stesso e altre modalità da precisare. Attraverso queste modalità, anzi, noi trasferiamo comunicazioni addirittura più significative della denotazione semantico-letterale, come si dice. Questo significa che il vero linguaggio non sta nella composizione grammaticale e sintattica della frase, ma nella cosiddetta denotazione di senso, cioè nel significato, nel sentimento del linguaggio, cioè, il quale appartiene a un supercodice. Ed è proprio questo supercodice, tutto svolto a livello intuitivo, che denota l'appartenenza del significato alla nostra individualità, sempre meno cerebrale e più segreta, e sempre più radicata al territorio dell'anima. Sembra dunque assai probabile, come intravedo anche nell'analisi dei miei viaggi interiori, che l'anima non sia più strutturata come linguaggio sintattico, ma solo come significato. Per cui, per poter stabilire un contatto reale, sembra esistere una sola possibilità vera: trasformare la nostra comunicazione in modo da porci noi con loro sul piano del significato, loro cioè questi altri esseri, escludendo il nostro canale linguistico abituale per entrare nel linguaggio universale del significato. Quindi è il significato che dobbiamo capire, perché qui si gioca anche la partita della nostra coscienza. È il discorso tra quelli che credono nell'esistenza di una mente autonoma e quelli che non credono e dicono che la mente è un prodotto del cervello. Il senso non è dato dalla parola, ma da ciò che la parola significa. È questo il cambiamento che bisogna fare. Ed è bene dire subito che questo cambiamento del segnale linguistico può essere realizzato solo nel nostro interno, mettendo a tacere il linguaggio razionale del cosiddetto emisfero sinistro. Affinché non resti una pura chiacchiera, vorrei aggiungere due parole sul significato. Il significato è un enunciato mentale sotto forma sia di valore cognitivo, indipendentemente se è vero o falso, e sia di valore espressivo, cioè esprime qualcosa dello stato di chi pensa. Questo valore, in realtà molto più complessa delle poche parole che sto dicendo io, è legato all'intimo del pensiero e può essere trasmesso ad altri mediante il linguaggio formale, altrimenti non ne verremo a conoscenza, non essendo noi uomini dei telepatici. L'assenza di linguaggio formale non esclude l'esistenza del significato, dal momento che una persona può anche decidere di non trasmettere ad altri ciò che pensa. Il fatto che non si comunica ciò che si pensa non vuol dire infatti che il contenuto del pensiero non ci sia, quindi il contenuto è indipendente dalla comunicazione. Ma è altrettanto evidente che il linguaggio umano è una convenzione dalla quale, ai fini della comunicazione, non si può prescindere. È altrettanto chiaro che il significato in questa accezione è preceduto dall'atto del pensare, e quindi pensiero, coscienza del proprio pensiero e significato rappresentano il fulcro dell'individualità, sia che la riferiamo all'uomo che la riferiamo allo spirito. Cosa possono significare allora tutte le comunicazioni metafoniche di poltergeist, di telescrittura o altri fenomeni propri della metapsichica, attraverso le quali sembrano stabilirsi contatti con l'aldilà? Io avevo cercato proprio nel sorriso di Giano di dare qualche risposta, ma vi voglio solamente leggere un pezzetto del libro scrivevo: questa è una materia assai delicata. Stavo trattando della messaggistica, del fatto che a noi medium vengono richiesti continuamente. Io ricevo decine di lettere al mese, non voglio dire al giorno, ma una trentina di lettere al mese le ricevo, e telefonate tutti i giorni di persone che vogliono entrare in contatto con qualcuno oppure chiedono ragguagli. Questa è una materia assai delicata. Io ho avuto molti contatti con mia madre appena morì a febbraio del 90. Di tanto in tanto la sento, ma non con la frequenza dei primissimi momenti appena ella divenne morta. Però non la chiamo mai, non la penso mai.
quando dovrei farla partecipe di qualcosa di spiacevole, né chiamo e penso ad altri. Dico che le anime devono essere lasciate tranquille e il nostro maggiore amore deve tradursi nel silenzio per non coinvolgerle nei nostri guai. Questo discorso tocca anche problemi più complessi. Spesso, per quanto concerne la trans vera e propria, non si tratta della sua falsificazione, che tutto sommato rappresenta il danno minore, quanto della falsificazione del discorso, le cose che dicevo prima. Qui l'effetto che produce è grandissimo, perché crea non solo suggestioni, ma modificazioni anche improprie di modelli di vita. La maggior parte della gente, e questo lo dico con esperienza, non sottopone i testi dettati da sedicenti entità a nessun processo critico, come se fosse Vangelo. C'è poi il rischio psicologico. Molta gente non dovrebbe affarsi occuparsi di medianità e di problemi connessi perché possiede un elevato tasso di psicolabilità. Qui si apre un discorso che farei volentieri a meno, ma bisogna pur dirle queste cose. Specialmente quando ero più giovane, numerose persone, dopo aver partecipato a una mia seduta o anche per sole letture fatte o per aver ascoltato una conferenza, hanno creduto di essere improvvisamente divenuti medium, indovini e sensitivi, e si sono messi a produrre disegni e scritture automatici, poesie e musiche trascendentali, fenomeni di OBE e ogni ben di Dio di stupidaggini. Normalmente, così come si sono presentati, molti di questi presunti messaggi sono spariti nel giro di qualche mese, ma nel frattempo coinvolgendo gente che alla fine non ha potuto fare che di tutt'erba un fascio e non credere ormai più nella parapsicologia. Come mi diceva una signora che mi ha fermato ieri sera parlandomi di un medium che secondo lei truccava, e dice: io non volevo neppure più venire al congresso di Riccione perché ormai credo poco nei medium. Vabbè, faceva salvo qualcuno, inutile dirlo, ma dico, non credo più nella parapsicologia. Io stanotte mi è venuta la risposta, cioè che in fin dei conti se uno trova una mela bacata non è che dice tutto l'albero è pieno di mele bacate, anche se in gran parte poi è anche vero. Al punto in cui siamo, credo che pochi dovrebbero o potrebbero dubitare della mia esperienza. Ebbene, proprio per questo motivo tengo a dichiarare non solo che in tutti costoro, parlo dei medium, non ho mai percepito un soffio di autenticità, ma che nella dimensione che appartiene allo spirito, così come Andrea lo descrive, che io con la sua guida e la mia sensitività avverto, non esistono musiche trascendentali, non esiste una grammatica e la costruzione parafisica di città o luoghi abitati da anime, come insegna la tradizione dei visionari, incapaci di tradurre e distinguere tra la realtà e la metafora o il simbolo. E dunque, se non la smettiamo di prendere alla lettera questi giochi di tavole, di scritture, di musiche e suoni trascendentali, se non assumiamo un rinnovato atteggiamento rigorosamente intransigente, rischiamo, entro i prossimi 30 anni, di ridurre tutta la parapsicologia a un grossolano gioco da palcoscenico. Però non voglio essere frainteso. Mi guardo bene dal dire che non esistono i fatti extrasensoriali e non affermo che tutti i poeti, musicanti e attori davanti spettacolo della parapsicologia mentano o imbroglino, non sempre perlomeno. Anzi, secondo la parapsicologia umanistica, che fu fondata e battezzata proprio fra di noi, non esistono i folli e i sani di mente, i grandi e i piccoli medium, i grandi e i piccoli fenomeni. Esistono, per la verità, manifestazioni in parte completamente imbrogliate, totalmente vero, nel senso che non sono fantoni, ma non esiste, più vivo e più me ne convinco, una cosa vera che in qualche modo non sia falsificata o falsificabile, oppure percentualmente vera o percentualmente falsa. Prendete la voce di Andrea, quella che si manifesta attraverso la mia trans, e sono 40 anni che lo fa, 45 anzi, purtroppo, perché più lui parla e più invecchio io. Prendete la voce di Andrea, di questa entità che moltissimi di voi presenti ce l'hanno a casa, perché le registrazioni vengono cedute attraverso il nostro gruppo di Bologna. Indubitabilmente non mi appartiene, perché, come si è detto prima, anche questa voce di Andrea è stata sottoposta due volte all'Istituto di Elettroacustica, la sua e la mia, si è fatto una ricerca in questo senso. Indubitabilmente non mi appartiene, se si considerano le analisi del suono effettuate in un istituto di elettroacustica ufficiale. Dovremmo allora dire che questa voce appartiene interamente all'aldilà, neppure per sogno, perché lo spirito non può avere una voce, e se l'avesse salterebbe tutta la dottrina che abbiamo ascoltato da questa stessa voce di cui stiamo parlando. Se Andrea avesse una sua voce, dovrebbe anche avere le orecchie e poi gli occhi, dal momento che in qualche occasione ha anche letto nel buio qualcosa che gli veniva sottoposto, e magari chissà quanti altri organi si pretenderebbe di assegnarli.
Il mio cervello ha fornito un supporto per l'articolazione vocale della voce, così come probabilmente un supporto viene fornito. E Andrea ha messo in moto un meccanismo che però appartiene al medium, cioè alla base vivente che gli è necessaria per dare a noi un suo segnale. Questa stessa regola vale anche per il contatto che lo spirito di ciascuno di noi ha con il nostro corpo. Questo input, per usare un linguaggio cibernetico, è a monte. E collocandosi in tal modo in senso topografico, non possiamo affermare che la percezione di una musica, di un tratto artistico, di una stessa voce appartengano interamente a un mondo oltre, ma che esiste una compartecipazione della materia vivente, che nel mio caso ho identificato, creduto di identificare, in una neurotrasmissione sconosciuta, una finestra aperta verso qualche parte dell'infinito, dicevo, della materia vivente che fornisce il sostrato, la via canalizzata per l'accesso. Questa via viene preparata all'insaputa del soggetto stesso, verosimilmente da questa funzione individuale chiamata medianità. Come avvenga precisamente è difficile da chiarire, ma un meccanismo simile si realizza anche sotto l'influenza di uno stato dissociativo, cioè un'alterazione della coscienza non permanente. E qui farei l'esempio delle droghe sacre o di meccanismi di riconversione attraverso particolari forme di concentrazione e di meditazione. Naturalmente questo, per tornare al discorso iniziale, è la versione benevola della medianità, nel senso che in mancanza di prove valide del contesto generale io sarei propenso a giudicare fasulle tutte le manifestazioni cosiddette paranormali nate tra la sera e la mattina. Ho detto fasulle, non necessariamente false o truccate. Intendo cioè dire che in una dimensione di raccoglimento, di grande emotività, si scatenano processi di individuazione dell'interno, letture della propria anima, visioni al limite del proprio inconscio. Tutto ciò non è quindi necessariamente falso o falsificato. Anzi, per il soggetto che lo vive, può trattarsi di momenti di grande sensibilità spirituale. Dico solo che in queste condizioni non c'è un contatto con un al di là, ma solo con se stesso. E a proposito di questo, parlavo con un materialista proprio due settimane fa a Bologna, il quale mi diceva però tutta la manifestazione di questo Andrea o di qualsiasi spirito potrebbe essere una manifestazione del tuo spirito. Ho detto, ah, sei caduto in trappola, perché se tu stai parlando del mio spirito, a me mi basta che tu accetti che io sono uno spirito, poi che si chiami Pingo Pallino o un'altra cosa, non ci interessa. Quando però la trance o i fenomeni paranormali entrano nel circuito di una professionalità e coinvolgono altre persone o interi gruppi, la cosa cambia ed ecco perché in mancanza di prove io sono portato a ritenere tutte queste chiacchiere una massa di bubole. Questo lo scrivo sempre nel sorriso di Giano. Forse esagero, ma è questo, almeno quando ho scritto il libro, il mio attuale stato d'animo in questo momento è ancora lo stesso. E quali dovrebbero essere queste prove? Il controllo sul vero stato alterato di coscienza, dalla quale si potrà magari anche discutere sull'attribuzione di questa a un altro mondo, al nostro, oppure se si tratta della stessa coscienza della persona, per così dire, che si allunga verso le zone dell'essere. Cerchiamo di concludere. In base all'esperienza maturata in tanti anni di riflessioni e di visioni paranormali, credo di poter fondatamente ipotizzare che, salvo eccezione, la struttura individuale che sopravvive alla morte lancia input pensieri che la materia o il cervello trasformano in costruzioni spesso incoerenti o banali, perché il reale input iniziale non può essere decodificato così com'è, né può essere trasferito di conseguenza alla nostra attenzione. Per cui noi riusciamo a percepire soltanto gli effetti di tale input, poiché non conoscendo la grammatica di decodificazione percepiamo soltanto suoni, rumori o parole, gruppi di parole, il cui senso originario si sperde nei meandri della stessa mente ricevente, fino al punto da ricostruirsi con una simulazione inconscia o sotto la spinta del desiderio del soggetto stesso. Avviene la stessa cosa quando ascoltiamo la parlata degli arabi o dei cinesi. Tra l'altro commettiamo anche l'errore di scambiare il segnale d'arrivo con quello di partenza, cioè scambiamo l'effetto per la causa. Loro, questi esseri spirituali, esistono veramente, ma non possono darci altro segno che questo che a noi arriva trasformato nelle modalità che conosciamo. Bisognerebbe prendere coscienza di tutto questo e anche del nostro limite, per cui la nostra inclinazione resta quella dello sviluppo interiore, perché i segni che arrivano là sono completamente diversi. Nel nostro interno, infatti, noi operiamo la commutazione che ci consente di salire
e quindi di metterci, se non alla pari, almeno a un'altezza tale dove i segnali sono più chiari e anche i nostri, depurati dalla scoria cerebrale, raggiungono l'essere in luoghi oggi impensati e impensabili alla ragione comune. Certo, esiste anche la possibilità che lo spirito possa ricostruirsi un linguaggio, utilizzando sia il soggetto ricevente che strutture animiche di cui non sappiamo assolutamente nulla. È quello che accade, sembra, nelle grandi transaincorporazioni. E quindi non possiamo negare per principio che un fenomeno come ad esempio la psicofonia o anche altri tipi di comunicazioni, in casi specifici e tutti da controllare con accuratezza senza generalizzare, possano avere la stessa origine. Ma non si deve appunto generalizzare, per cui quando ci troviamo di fronte a risultati molto probabilmente autentici dobbiamo avere la pazienza di analizzarli con grande scrupolo culturale e forte rigore morale. Ritengo, in conclusione, sia come sensitivo che come studioso di parapsicologia, che il mio dovere morale oggi non sia più quello di rassicurare il prossimo, o almeno non solo quello, ma di analizzare i fatti extrasensoriali fornendo quanti più dati è possibile alla comprensione dei fatti. E infatti proprio recentemente abbiamo completato una nuova ricerca su tutta una serie di variazioni fisiche che avvengono nel mio corpo quando c'è la trance. Poiché mi trovo all'interno dei fenomeni, fin quando vivrò sarà questo il mio destino, anche a costo di andare controcorrente o di sfidare l'impopolarità. Ma non sarò neppure come quel tale che uscì di casa, chiuse la porta e poi bussò per vedere se lui stesso era in casa. Io so per certo che lo spirito esiste. Beh, questo è quello che fanno poi i cosiddetti materialisti, i quali negano lo spirito e appunto si mettono nella situazione di quello che uscì di casa. E poi bussò la porta per dire se era in casa, per chiedere. Perché è sempre lo spirito che è animato dal desiderio, ma è sempre lo spirito che denuncia la sua negazione. Io so per certo che lo spirito esiste, dico solo che gli facciamo torto a rimbecillirlo con i nostri piccoli desideri e le nostre banalità di piccoli uomini. Grazie.